Buona serata, appuntamento speciale questa sera di A Tu per Tu, una puntata dedicata alla musica, dedicata soprattutto a un grande artista, un grande poeta a cui siamo tutti legati. Parliamo di Fabrizio De André, a 20 anni circa, insomma, da quella che è stata la sua scomparsa. Ebbene, sappiate che il prossimo giovedì 16 di maggio, ci sarà un grande tributo a Ferrara, al Teatro Comunale. Ebbene, abbiamo con noi due dei grandi protagonisti di questa serata, chi l'ha organizzato e chi si esibirà, appunto, tra l'altro con tanti ricordi legati all'indimenticabile De André. E allora, buona serata intanto ad Alessandro Mistri, direttore artistico del gruppo di 10, benvenuto Alessandro. Grazie. E poi salutiamo anche Ella De Bandini, anche qui non ci serve bisogno di presentazioni, grande musicista, grande batterista e posso dire anche grande amico di Fabrizio De André. Sì, è vero, grazie. Buonasera a tutti, buongiorno. Ecco, buonasera a entrambi, sono benvenuti, grazie per essere con noi, anche perché, anche se la vostra presenza ufficialmente è finalizzata a una serata, a un evento ben preciso, sarà un piacere, insomma, confrontarci con due persone che hanno amato, amano tuttora, appunto, questo grande artista. Io comincerei però subito da Mistri, perché vorrei intanto spiegare il perché di questa serata, questo grande evento che il gruppo dei 10 ha voluto organizzare, appunto, nella data del 16 di maggio. Che cosa succede in questa giornata? Succede quello che deve assolutamente succedere, perché in qualche modo ripaghiamo una mancanza del passato, un passato in cui io mi occupavo soprattutto di jazz e basta, per cui era difficile, però ero sempre molto aperto anche ad altri filoni della musica. Adesso che faccio parte di questo gruppo che appunto si chiama Dei 10 e con cui cerchiamo di portare avanti un discorso totalmente autonomo e anche autonomo dal punto di vista finanziario, perché siamo noi che andiamo a prendere i nostri rischi senza chiedere assolutamente nulla a nessuno, anche se vedo che siamo accolti bene, anche in questo caso dal Comune, dal Teatro Comunale, che devo dire ci hanno dato il patrocinio, il Comune, il Teatro ha cercato di venirci incontro facendoci spendere il meno possibile. Comunque il debito che cerchiamo a questo punto di pagare è perché tanti anni fa mi arrivò una telefonata da parte proprio del qui presente mio vicino di poltrona Ella De Bandini, che era insieme a De André e cercavano di organizzare un concerto a Ferrara che non sono riuscito, perché non avevamo le forze allora, ad organizzare. Per cui questo in qualche modo è un modo di rifarci, anche se il tributo, oltre che a De André, in questo caso mi sento di dire che lo facciamo molto volentieri a chi suonava, chi ha suonato con lui per tanti anni, in particolare a Elede, che è molto spesso mio compagno di avventure, creatore di idee, delle nostre programmazioni come gruppo dei 10. Ormai siete una coppia consolidata artisticamente, ma anche come amici, insomma, tutto il resto. Non so chi faccia Gianni che Pinotto, perché in questi casi però insomma io sono molto felice di averlo come amico, soprattutto di sviluppare e confrontarmi con le sue idee musicali e non solo. Ecco, allora io prima di introdurre Ellade vi rendo partecipe di quello che succedeva dietro le quinte. Prima con Ellade Bandini si parlava di tutti gli artisti con cui ha lavorato e insomma per me praticamente l'ho definito un Wikipedia vivente, cioè una persona che comunque con cui ci si può rapportare e si può parlare di qualunque tipo di artista che insomma che ha un certo spessore in Italia. Tra i vari, appunto, dicevamo il grande e indimenticabile Fabrizio De André, con cui c'è stata una collaborazione anche molto intensa, molto lunga. Come nasce questo contatto con De André? Ma guarda, nasce per caso, perché io non conoscevo Fabrizio, lo conoscevo, diciamo, artisticamente, lo conoscevo per tante... Ma non, io ascoltavo altre cose, sono un batterista, non sono un musicista, chitarrista, neanche cantante, quindi mi interessavano le cose che facevano alzare le persone dalla sedia e ballare. Io ho iniziato con le sale da ballo. È stato un caso, diciamo, quello che ho iniziato, è stato proprio un incontro particolare di una sera. Guarda, facciamo una cosa, te lo introduco leggendo un passaggio, perché qui, in questo caso, con me ho un libro che si chiama La mia prima volta con Fabrizio De André. Poi specificheremo i dettagli di questo libro, perché verrà poi presentato insieme a altri testi nel pomeriggio di questa giornata. Ecco, c'è un capitolo, una parte ben precisa, che parla di L. De Bandini, c'è anche scritto l'età, la posso leggere, l'anno? Puoi di... dirlo, 1946. Sì, i prossimi sono 73 anni. Ecco, ottimamente portati, perché sono ancora molto, molto vigoroso, diciamo così. E dice: cosa stai facendo di bello? Fu la domanda che mi fece Mauro Pagani dopo i soliti saluti tra persone che non si vedevano da tempo. Una semplice domanda che decise gran parte del mio futuro. E c'è tutta una lunga descrizione a cui chiedo te, appunto, che cosa si è deciso del tuo futuro con questo incontro? Diciamo che era un periodo nel quale stavo benissimo anche fisicamente. Ero in una forma veramente invidiabile
facevo yoga, facevo meditazione trascendentale, mi curavo molto nel mangiare, quindi non avevo paura di niente, di sapere del carattere di Fabrizio De André, che era una persona che aveva un carattere difficile, molto... pochi volevano suonare con lui proprio per il fatto della quotidianità da vivere con questo grande artista. E quando mi chiese, dice, cosa stai facendo, Elde? Dico, guarda, io sto... finisco una serata ancora con Francesco Guccini ed eravamo alla fine di agosto. E poi dopo, non lo so, i soliti lavori, i turni, le session in sala d'incisione, dice, ah sì? Ti chiamo questa sera. Difatti alle 11 mi ero la telefonata di Mauro Pagani, dice, alle 23. Sì, che poi tra l'altro ricordiamo, non c'erano i cellulari all'epoca, quindi voleva dire che no, fisicamente solo... ti arrivava la telefonata, non so, a casa piuttosto. No, che... avevo anche una segreta telefonica, ecco. Che dove c'era un bellissimo invitation di Joe Anderson, che era molto accattivante anche per le ragazze che telefonavano, c'era chiesto, lasciate il vostro messaggio con una voce molto convincente, certo. E giovanile. E mi telefonò lui verso le 11 di sera, le 11 e mezza, dice, guarda, dice... secco, così proprio, dice, vuoi venire a suonare con Fabrizio De André? Sì. Dice, lo sai del suo carattere? Lo so. Ma io ti ripeto, facevo meditazione trascendentale, queste cose, quindi ero tranquillo. Facevo molti, molti lavori in sala di incisione, ero anche preparato e abituato ad affrontare momenti particolari, difficili, e soprattutto a imparare in fretta un repertorio, perché questo me l'ha detto, mi pare, il 29 di agosto 30, e la prima serata è il 6 di settembre a Mestre. Quindi lì, già preparatissimo. Non ero preparato, io non l'ho mai sentito Fabrizio De André. Io ho imparato i brani, qui te lo potrà dire se avrei modo Mario Orcari, i brani durante le prove della mattina che si facevano in un cinema vicino a Milano, dove sceglievo io i brani da fare, Cresa del Mar. Però scusa, è curioso questa cosa, cioè tu non seguivi Fabrizio De André, però comunque hai accettato subito, cioè quindi che cosa ti affascinava del personaggio? Perché dovevo fare io l'LP dell'Indiano, il famoso Le Piccolo Indiano di Fabrizio De André, dovevo farlo io, ma io ero impegnato con il lavoro di Guccini, che essendo un artista con cui lavoravo dal 1969-70, aveva priorità, e lì ero anche piacevole, cioè era mio dovere proprio andare con Francesco per amicizie, anche perché era il lavoro che facevano, dei gran bei lavori, ecco. Ma ho mandato Lele Melotti, che poi è stato un batterista stellare, al mio posto, però nessuno voleva suonare dal vero con Fabrizio, perché Fabrizio aveva un carattere già di suo molto difficile, grande, era molto esigente con se stesso, immaginiamoci con gli altri, certo. E soprattutto aveva bisogno, soprattutto dal vero, dal vivo, dei concerti live, di musicisti che lo mettessero a proprio agio, facendo tutte le sere la stessa cosa, non è un disco jazz, lì i concerti vanno da Agrigento fino a Aosta, dove gente paga con soldi tutte, allora c'erano le lire e non dollari e marchi, quindi pagavano il prezzo era quello del biglietto, il concerto deve essere sempre ottimo, perfetto. E perfetto lo puoi fare solo se tu fai in modo che lui senta sempre gli stessi riferimenti, certo, tutte le sedi musicali. Professionalità, però anche una grande sintonia proprio con... Ci vuole, sì, devi abituarti a suonare sempre nello stesso modo. Io facevo sala di incisione, quindi i brani li incidevo, poi li dimenticavo perché, certo, facevo un disco per l'Equipe 94, poi dopo arrivavo un disco con Mina, quindi dimenticavo. Invece in quel caso lì per 3 mesi ho suonato gli stessi brani con lo stesso tipo di suono, con gli stessi tipi di feel o passaggi, come si chiamano. Quindi quello è... Non tutti si adattavano a questa cosa. Uno che suona jazz tutte le sere suona, puoi fare un concerto bellissimo, puoi fare anche un concerto, certo, diciamo, non no, ma infatti adesso magari chiediamo allora in parallelo ad Alessandro Misti, visto che insomma abbiamo chiesto il rapporto che aveva Ellade direttamente con De André, nel tuo caso non c'era una conoscenza di persona, però ecco, da uomo amante del jazz, amante di un certo tipo di musica, che rapporto avevi appunto con la musica, ma anche con i testi, con le parole, con quello che comunicava De André? Sai, devo confessare che io De André sapevo che c'era vicino a lui quando mi è arrivata la telefonata, questo è stato l'unico contatto indiretto, certo. Però devo dire che era la mia generazione naturalmente quella di De André, e la prima volta che l'ho ascoltato è stato su un disco che mi è stato proposto fra l'altro da un amico, Francesco Mascellani, mio compagno di classe, e dice, senti, è bellissimo, eccetera, e devo dire che sono rimasto
totalmente tiepido, anzi quasi contrariato, perché era già il periodo che mi piaceva moltissimo il jazz, venivo da esperienze anch'io in sala da ballo, chiaramente le mie sono finite lì, le sue hanno avuto ben altro sviluppo, però sì, sentivo questi testi magnifici, musicalmente mi sembrava però un po' ripetitivo, troppo legato diciamo a questo classicismo ricercato volutamente da Madrigale, da Stornello, da altre cose eccetera. Sbagliando anch'io, ma ero molto giovane anch'io, dopo ho capito tante altre cose nella musica, al di là del jazz, che continua a essere quella che mi prende di più. Devo dire però che nel tempo, seguendo comunque De André quello che accadeva, ho visto che la parte proprio strumentale, musicale, d'accompagnamento degli arrangiamenti delle sue canzoni e anche l'evoluzione stessa del suo modo di scrivere anche i testi, non soltanto le canzoni, ha assunto una dimensione diversa, importante, estremamente seducente, perché devo dire, e lì vorrei che fosse Elia a dirlo, che gli arrangiamenti con cui abbiamo ascoltato fino all'ultimo grandissimo concerto De André erano qualcosa di pirotecnico, in tutto, c'erano 3.000 sfumature, non c'erano soltanto le parole, e c'era una magnifica armonia fra parole e musica, fra testo e musica. Ma è vero, difatti diciamo che il merito, Fabrizio, dopo un paio di dischi, disse: non ho più niente da dire, dico, se vi volete aiutare collaboro con qualcuno, ma diciamo che dopo i primi due o tre LP che fece, o dischi, chiamiamoli come si dice, non aveva più molto da dire a livello. È stato salvato per me nel tempo, avvicinando anche i musicisti e non solamente gli intellettuali o quelli di parte così alla sua musica. È stato l'intervento di Mauro Pagani, della PFM all'inizio, e poi di Mauro Pagani con Cresa del Mar, che lì veramente gli ha preparato un prodotto su un piatto d'argento, certo. E dicendo: questi qui sono i brani, queste sono le melodie, le armonie, gli arrangiamenti, mettici le canzoni in genovese. Belin, dice, la mettiamo in genovese, certo. Dice sì, ma addirittura esagera, mettili in genovese antico, dice, proprio in quello più vecchio, dice, quello non lo capiscono neanche sì, genovesi veri, certo. Sì, dice, ma anche uno che va a sentire un concerto di Bob Dylan, molti non capiscono cosa dice Bob Dylan, quindi che si leggono i testi tradotti in italiano. Qui è stato Mauro Pagani e ha vinto lui, chiaramente, è stato, certo. E poi la collaborazione di grandi musicisti che io mi sono trovato quando arrivai a collaborare con loro, cioè Mario Alcari, e lui voleva fare questo concerto a Ferrara a tutti i costi, perché aveva due musicisti di Ferrara. E no, lui dice: ma dobbiamo andare almeno per onorare questi nostri colleghi. Siamo andati dappertutto, Milano, abbiamo fatto concerti in tutti i teatri d'Italia, perché non voleva fare palasport giusto per giocare a pallacanestro o a pallavolo, il boato del pubblico. Però sì, l'acustica non è quella, infatti. È per giocare a pallacanestro. Però alla fine? Alla fine siamo riusciti a venire, perché l'altro musicista di Ferrari era Gilberto Martellieri, sì. Un pianista eccezionale che è stato, dice, andiamo. E io l'ho telefonata quando proprio Fabrizio disse con Sconocchia: senti, telefona, come chiama questo notaio di Ferrara? Dice: Alessandro Misti, dice, chiamalo. E la telefonata è stata, che continuava a dire Fabrizio: abbassi il prezzo, dobbiamo andare a Ferrara, c'è Gibo, Ferrara c'è la De Bandini, abbiamo fatto dappertutto, non andiamo in teatro, dice, c'è un'altra possibilità. E allora si sono messi d'accordo, è stato maestro, è stato... No, sì, è passato del pallino, però è stato Massimo Maestro, che Massimo Maestro, in quel momento, non mi ricordo, penso come Arci, come Arci non così, so se era sì, già sì, in ambito... All'epoca sicuramente non era... Comunque è riuscito a realizzare questo concerto. Questo concerto, certo. Ed è stato uno dei pochi concerti, secondo me, che si sono sentiti bene al Palasport di Ferrara. Fantastico. Quindi. Molto difficile. Uno dei momenti... Ecco, allora, prima di tornare a occuparci proprio della serata del 16, so che avete portato dei contributi. Io intanto comincerei con vedere un primo contributo, magari anche soltanto pochi secondi, perché Elia De Bandini ha veramente delle rarità, delle autentiche appunto rarità. Qui dove ci troviamo, per esempio? Ma qui, guarda, questo qui è di sabato, mi pare, sabato 4 maggio. Qui siamo a Brescia, per un'occasione che deve essere fatto a non so dove, o dal questa Duomo, è la band originale in pratica, questa è la band band, siamo in tre quella musicisti che suonerà, originali, sono quelli che suoneranno quando verremo qui a Ferrara,
giovedì prossimo. Posso dire una cosa? Scusa. Fra l'altro rimarcherei, se si sente, perché tenete presente il grande problema di fare un concerto con Fabrizio De André senza Fabrizio De André. E chi canta le canzoni di Fabrizio De André? Infatti, e come le canta? Volevo sentire anche solo un 10 secondi, perché effettivamente è giusto richiama sentirlo molto. Poi dopo ti dico. Sentiamo, sentiamo. André aveva un dolore, di giorni neri. Vabbè, entriamo in studio. Io ascolterei sempre appunto tutte queste musiche, questi brani indimenticabili, però effettivamente c'è questo richiamo proprio alla, senti, voce di De però André. Però non è una coppia, è no, qualcuno, no, no, poi certo. Conoscendo Alessandro Adame, perché ho avuto occasione di fare questo concerto anni fa a Comacchio, la bellezza è come sia nello spirito di De André, rimanendo originale sia come timbro di voce, sia come espressione, come modo di esprimere le parole, diciamo, dei testi che sai sono appunto certo, importantissimi. Certo, no, direi che appunto io prima l'ho definito poi poeta, perché ok, lo conosciamo tutti come cantautore, però letteralmente le sue canzoni, i suoi brani sono delle poesie, insomma dei testi che sono rimasti sicuramente negli annali. Ecco, allora, partendo da questo, insomma, abbiamo visto la band che poi verrà a Ferrara. Ecco, iniziamo a entrare nel dettaglio di quello che accade il 16, perché insomma siamo qua per parlare di De André, ma anche per invitare tutti al Teatro Comunale. So che molti biglietti sono già stati venduti, però qualche opportunità c'è ancora per chi volesse eventualmente approfittare, ecco, dell'ultima ora. Una giornata che in realtà, dicevamo prima, comincia già nel pomeriggio, non soltanto nel concerto stesso. Sì, devo dire, poi sono venute fuori tante idee mentre preparavamo questo concerto, perché intanto è la settimana della Mille Miglia, dato che il gruppo si chiama Mille Anni Ancora, abbiamo pensato anche di fare sottotitolare Mille Miglia Ancora, per anche qua incastonarlo dentro a quello che succede a Ferrara, per far capire che a Ferrara spesso succedono tante cose di rilievo. È chiaro che più un gioco sulle parole, ma c'è anche però un'assonanza concettuale, direi, cioè il fatto che amiamo cose che comunque danno della qualità, che continuano a essere eterne, e la Mille Miglia sta diventando una manifestazione certo, eterna, per cui la musica di De André altrettanto, la sentiamo adesso che non c'è più De André e viene perpetuata grazie appunto all'esistenza di complessi musicali come questo. E dico subito che all'interno di questo complesso ci sono tre di quelli che hanno accompagnato De André nell'avventura fino alla fine, oltre a Elade naturalmente, Mario Orcari e Giorgio Cordini. Poi abbiamo pensato, per cui abbiamo coinvolto l'Officina Ferrarese a proposito delle Mille Miglia, che avrà una presenza con qualche auto storica, diciamo, davanti al Teatro Comunale. E nel pomeriggio invece, d'accordo con IBS Liberaccio, con cui ci fa piacere collaborare in diverse occasioni, verranno presentati tre dei numerosi testi, diciamo, che sono stati scritti su De André. Uno è quello che contiene anche questo scritto di Ellade, che è una raccolta, appunto si chiama La mia prima volta con Fabrizio De André, è una raccolta di scritti fatti da persone di vario genere, importanti come Ella del livello musicale o altri magari che sono solo degli appassionati, che hanno voluto aderire dando una testimonianza di come è stato il loro approccio, ed è stato curato da Daniela Bonanni e Gipo Anfosso. Poi ci sarà Giorgio Cordini stesso, pertanto che si occupa appunto della parte chitarristica e altri strumenti, diciamo, similari nel gruppo, che presenta il suo libro, mi pare che sia i primi miei 8 anni con Fabrizio e pertanto sarà presente anche lui alla presentazione del libro, prima di andare a fare il sound check. Certo, e poi ultimo Enzo Gentile, che è un importantissimo giornalista e critico musicale che scrive su Repubblica, altre parti, che cura Caterpillar a livello di Rai, eccetera, che ha scritto a sua volta Il mio amico Faber, un altro libro. Tutti questi tre libri verranno presentati alle 5 del pomeriggio proprio al Libraccio, alla presenza degli autori, e l'interlocutore non so chi sarà, se ci devo andare io o qualcun altro, adesso troveremo qualcuno. Io però no. Che abbia voglia. No, tu se vai già a provare, mi sa, non sai provare. Ecco, tra l'altro, io immagino che il pubblico avrà notato che accanto a Ellade c'è una sedia con degli strumenti, con qualcosa appunto che ha a che fare con la sua professione. Tanto se riesci a spostarlo, sì, Ellade, se bisogna preparare tutto questo. Vedete che davanti c'è anche, tra l'altro, un asciugamano, una sorta di... Per far capire che sì, i batteristi sono quelli che sudano copiosamente. No, diciamo sì, il batterista fa fatica molto. Poi diciamo che questo qui serve per non...
Ecco, per non rovinare, certo, era questo che volevo spiegare, insomma. Tanto, ecco, che strumenti hai lì davanti, giusto per davanti, capire? Guarda, io inizierei con la prima cosa, che è la cosa più importante, secondo me. Questa qui sono... Ecco, alziamo bene, facciamo vedere la telecamera. Da, che lo faccio vedere, dove? Ah, qua, va benissimo, così sta vedendo. È un tamburello da studio, questo qui. Me lo fece mio padre, io avevo 13 anni, quando andavo a scuola da Raul Ferretti, e mi dava gli esercizi qua sopra, cioè non ho mai avuto, tuttora non ho la batteria per studiare in casa, ecco perché porto questa roba per fare vedere. Quindi quella è stata la prima batteria? La prima batteria che non ha un suono, che aveva un suono di gomma. Era messo all'asta anche questo alla fine dello studio? No, quella roba di mio papà. Ah, poi dell'asta pare andrà poco. E fa, però faceva un po' di rumore. Il resto è come, io studio i brani oggi quando vado a, devo affrontare una tournée. Io adesso non voglio dire, perché magari ci sono i ragazzi oggi, anche i ragazzini di 10 anni, che già quando vedono un batterista vogliono, desiderano avere la batteria con me. Questa qui credo che sia un momento, ho visto pochi di questi batteristi fare questa professione da adulti, da grandi. Sono più quelli che iniziano in questo modo, che hanno la vera passione. E questo qui, ecco, questo qui è la mia batteria con la quale io studio. Queste sono con le bacchette. E con le spazzole sono le brassis, che sono queste cose in estinzione che nessuno usa più, per evitare di non disturbare i condomini che ci sono. Stanno sparendo l'uso delle queste qui non si usano più perché nessuno sa fare usarle correttamente, ma neanche io. È stato grazie alla tournée che feci nel 80. Per me è così affascinante come suono. È stato Paolo Conte, aveva delle esigenze, io ho imparato a suonare queste cose con Paolo Conte. Vabbè, comunque aspetta, perché adesso poi io ti smentisco subito, dici non so far usarlo bene, no, facci sentire un attimo. No, beh, diciamo che la spazzola... In realtà prima appena ha fatto così mi è subito emozionato, per cui... No, di questa qui è uno strumento che richiede... Facciamo così un'improvvisazione in diretta, per cui come viene, ma la cosa è importante è, diciamo, è ricordare questo qui, è una cosa antica, diciamo, sì. All'inizio suonava con questi, ed è come accarezzare un viso. Però mi ricorda molto, io mi baso su quando sono su queste, con le bacchette, quindi cerco di ricordare come facevano i ballerini, cioè Fred Astaire ballava sia le cose. Infatti richiama un po' questa visione sia della musica ma anche del ballo, insomma, di quelle cose di 20, 30 o giù di lì, insomma. E questo qui è il suo suono, infatti ha diversi suoni, a questo. Io credo che altro che 5 minuti potrei fare una tour di una serata intera con tutte le sfumature di musica che possono uscire da questi strumenti. Da questi, questo, poi dalle bacchette e tutto il resto. La bacchetta, logicamente, quando sono in casa fa un suono diverso, quindi non posso approfittare di ho messo, eccola qua, non posso, perché sotto e sopra si sentirebbe. Certo. Allora entra in ballo questo qui, che è silenzioso. Cioè, tu parli sopra e sotto perché hai dei vicini che potrebbero sentire. Guarda, io sono in un condominio. Ma sai che anch'io abito in condominio, ma io sarei felice di avere De Bandini come vicino di casa, Così sentire un non po'. Non tutti lo sono. Vabbè, lo sono. Sai che cosa si dice? Diciamo che da quelli che stanno sopra. Ti appare, non hai denti o... Quelli che stanno sopra sono contenti, magari quelli che stanno sotto ne risentono. Sentono un pochino. Vabbè, insomma. E poi questo è il piatto. Beh, bello sentire anche questi problemi di vicinato che si hanno anche tra grandi artisti. No, ma noi siamo un grande condominio, siamo piccolo ma grande come persone che lo sono. Sì, certo. Se volessimo compendiare in poco tempo, perché volevo dire anche l'asciugamano che funziona da piatto. Giusto, vero. Da piatto, questo qui è il piatto. Io diciamo che quando studio, se mi manda devo fare una tournée in questo caso di André, il primo brano è stato Cresa de Mar, che ho dovuto imparare. Ecco, certo. Quindi questo è il piatto, avrebbe bisogno di tanti tamburi, ma la cosa importante è la mano destra sul piatto e la sinistra sopra al rullante, diciamo, il tamburo rullante. Poi si sa che ci sono, puoi girare, fai finta, potrebbe essere un tom questo, è un piatto. L'importante è mettere a fuoco il groove del brano, lo assimili, stacchi il tempo, questa è parte così di Fabrizio De André, sopra questo strumentino così. E via.
E qua c'è solo da immaginarsi le note che accompagnano ovviamente questa, quella che io chiamo l'ossatura, perché di fatto chi si trova alla batteria è un po' l'ossatura di un brano. Qui, qui il ritmo e via. Dopo qua lasciamo fantasticare tutti quelli che stanno ascoltando in questo momento quelle che potrebbero essere le note che ti accompagnano. Poi sono due bacchette diverse, non c'è anche bisogno di gente che guarda, questo qui più pesante, questa qui è la bacchetta che mi ha regalato Elvin Jones e questa mi ha regalato Al Foster, due grandi batteristi di jazz, e sono completamente diverse. Importanza, le mani sono diverse, questo qui la sinistra, quindi non c'è... Elvin è stato in occasione del festival che abbiamo organizzato. Esatto. Ma guarda, veramente è una cosa emozionante, tra l'altro insomma mi piace anche proprio questa, perché insomma noi ti vediamo assolutamente sciolto e disinvolto nei movimenti, però insomma, questa è un'arte che pochi faccio, hanno insomma. La prima cosa che faccio la mattina, molte volte mi dimentico, prima di andare a lavarmi i denti così... Cioè tu non canti sotto la doccia ma vai subito di batteria. Subito qua. Poi dopo, prima mi dico, passate due ore, tre ore, perché faccio... Fa anche bene al fisico, mi sa, perché comunque uno fa del movimento. Può essere, diciamo che la postura... Perlomeno la parte alta. La postura ne risente, perché... Vabbè. Posizione strana. Comunque, parlando di arte, ne approfitto, qui mi ricollego a Alessandro Misti, perché avrete notato, non so se si è visto, ma insomma lo facciamo vedere adesso, che accanto a sé ha quella che alla fine dei conti è una vera opera d'arte, che non è altro che la locandina, cioè è diventata poi la locandina di questo evento. No, ci tengo a dirlo perché appunto nella costruzione di questa serata di giovedì, dove oltre a questi vagiti percussivi ci sarà tutto il resto della parte sonora, per cui vi invito a sentire tutto il resto, oltre naturalmente a Ellade, abbiamo pensato di mantenere lo standard di alto livello della serata anche attraverso l'immagine da dare graficamente con i manifesti e altre cose. Allora ho coinvolto una volta di più un amico carissimo, è diventato amico nel tempo, che bontà sua è disponibile sempre a disegnare e a dipingere cose, anche così è stato per i tre dischi che a suo tempo avevo prodotto, e questa volta gli ho chiesto in particolare di fare un manifesto solo per quella serata, ed è questo qua che adesso faccio vedere, poi l'avete visto in giro. Questo è l'originale, questo è il dipinto, proprio di Francesco Musante. Mille anni ancora, Fabrizio De André, ricordando Fabrizio De André, presentato ovviamente dal gruppo dei Dieci. Un'opera d'arte che tra l'altro, come dicevamo poco fa, è la locandina, ma in realtà quella sera avrà un ruolo importante, perché ci sarà un'asta legato a questo. Infatti, dato che questo è un dipinto vero e proprio, un acquarello che ha fatto appunto Francesco Musante, che è un pittore fra l'altro quotatissimo ligure, quando gli ho chiesto di farlo lui non ha voluto assolutamente niente. Ci contavo su questa cosa qua moltissimo, francamente, perché visto ha mostrato la sua generosità, insomma, poi da Ligure veramente assume qualcosa. Quando volevo tornare sui luoghi comuni dei Liguri, infatti è una battuta, scherziamo, lui è stato felicissimo, perché lui è un grande estimatore a sua volta di De André, per cui ha avuto il piacere di fare questo e di regalarcelo, perché potessimo alla fine metterlo all'asta, perché il ricavato verrà devoluto a questa associazione che abbiamo coinvolto, che è Dalla Terra alla Luna, che si occupa dei ragazzi autistici, che qua a Ferrara sta facendo molto proprio per questo scopo, per cui siamo felicissimi e speriamo che abbia il giusto esito. Vorrei ricordare che quella sera, oltre alla parte, dato che si parla di parte visiva già fatta con i manifesti, ci sarà ad accompagnare il concerto un bravissimo artista della sabbia, come sapete quelli che sul palcoscenico riescono attraverso le proiezioni e le luci a vedere il fondale continuamente in movimento, che creerà, accompagnerà i testi e le sollecitazioni musicali, diciamo, che accompagnano i testi, attraverso la sua rappresentazione grafica con dei disegni veramente suggestivi e bellissimi. Poi Ella lo sa, perché è stato lui a chiedermi, perché c'era stato il suo tempo, l'ha voluto ancora, diciamo, Massimo Ottoni, questo Massimo Ottoni. Poi posso dire una cosa? Ma certo. Che dobbiamo fare un mini sketch, perché c'è una sorpresa per Ellade quella sera. Però dato che è già venuta fuori, lui deve far finta di non saperlo, per cui abbiamo adesso dico: senti, sai Ellade, ci sarà una sorpresa, capito? Giovedì. Sì, non sai chi è che viene apposta per te, non è solo perché neanche una cosa. Viene Dori Ghezzi. No, ecco, ma grazie. Finito lo scherzo. Allora faccio io l'applauso però, perché a dire vero volevo arrivarci io quello di Dori Ghezzi come gran finale, devo dire che già l'avete. Ma l'avete, sai, più che altro è che abbiamo il patrocinio della Fondazione Fabrizio De André, per la quale Dori Ghezzi sta
iniziano ad fare da tanto tempo. E fra l'altro lui potrà raccontare semmai perché è stata Dorighezzi a dare il nome Mille Anni Ancora proprio al gruppo che suonerà giovedì. Comunque Dori, che in genere so che non va tanto in giro, c'è da dire che quest'anno ci sono molte manifestazioni dedicate ad André, perché appunto c'è questa scadenza, certo, dei vent'anni della sua scomparsa. Però questa francamente è l'unica, senza togliere nulla alle altre, che ha tutti i crismi dell'autenticità, che viene in questo caso anche manifestata dalla presenza stessa appunto di Dorighezzi. Perché ha dato il nome Mille Anni Ancora? Beh, non lo so. Ecco, ma io penso che la risposta che diciamo sapere. Che penso che sia perché, cioè, per il fatto che la musica di Fabrizio venga ricordata per mille anni ancora e ancora, io la penso così. No, quello, volevo dire una cosa riguardo ai musicisti, che perché non neanche presentarli, perché ci mancherebbe, sì. Poi li conoscerete chi verrà a sentire il concerto, eccezionali. Abbiamo scelto i musicisti come li avrebbe scelti Fabrizio. Noi sappiamo che non bisognava essere i migliori, si doveva suonare come desiderava sentire lui, un musicista, suonare i suoi brani. Quindi ci ricordiamo le volte che lui ha avuto ci ha detto delle cose che non funzionavano, e noi abbiamo cercato di fare la stessa cosa con questi ragazzi, che tutti erano appassionati di Fabrizio. Quindi non è un gruppo che fa delle cover o il tributo di André. Noi facciamo un'altra cosa, facciamo le cose che abbiamo provato, studiato insieme a lui. È come se fosse sul palco con voi, in pratica, Fabrizio. È in palco con noi, effettivamente, perché il suono che sento io quando fa è quello che sentivo su nei suoi concerti. Certo. La voce di Alessandro Adami è una che sicuramente a Fabrizio piacerebbe tantissimo. Sembra quasi che i pezzi li abbia scritto Alessandro a un certo punto, tanto è riuscito a entrare dentro proprio allo spirito di Fabrizio. Allora, guardate, purtroppo io starei con voi a parlare ancora, penso, 3 ore, ma il tempo è veramente tiranno, quindi vi chiedo semplicemente di ricordare nuovamente, invitare il pubblico alla serata del 16. Credetemi, veramente una serata da non perdere, ma insomma credo che dopo questa chiacchierata sia dato quasi per scontato. Alessandro Mistri, prego. Ricordo allora 16, ore 21, nel pomeriggio però c'è l'anteprima alla libreria IBS Libraccio a San Crispino con la presentazione di questi 3 libri. Dalle 9 si scateneranno i 9 componenti di Mille Anni Ancora, sarà un bellissimo ricordo, sono sicuro, perché l'ho già provata questa suggestione, ripeto, anni fa a Comacchio, ed è uno spettacolo veramente da non perdere, con tutti gli altri ingredienti che abbiamo detto. Allora, io ringrazio Ella De Bandini innanzitutto per questa Grazie. Esibizione anche dal vivo, che, insomma, questa piccola lezione che ci hai fatto. Ma anche è stata comunque molto emozionante. Grazie ad Alessandro Mistri, grazie, diciamo, quale ideatore di questa bella serata. Gruppo dei 10, ci tengo sempre a dire, gruppo ci teniamo dieci. Posso rendermi come sempre impopolare, perché Fabrizio ci teneva a certo. queste cose qui. No, dico che, cioè, non venite perché c'è Dorighezzi, ma venite perché c'è la musica di Fabrizio De André. Molti si rischiano che spesso vengano perché c'è lei. Ma io credo che per la musica di De André comunque... Certo, scusa, ma tanta gente... benissimo anche quando non c'era lei a Comacchio. Ma certo, per cui, lo sai. No, è la musica che Guarda, è bella, e questo è un gran posso servizio Posso dire, siamo in par condicio, non devo dire nulla di politica, ma De André è trasversale anche politicamente. Certo, piace certo. a tutti. Quindi certo, avete veramente unito un mondo, anzi in un momento in cui tante città sono divise politicamente, quindi invece la musica è quella che unisce. E questo è un messaggio importante. Grazie entrambi. Grazie a te. E grazie a te per questa bella chiacchierata che spero di replicare in futuro in altre circostanze. Vi auguro una buona serata, buon proseguimento, quindi ricordatevi il 16 tutti quanti al Teatro Comunale. Buona serata e alla prossima.